sono consigliere comunale di Feste e faccio parte del gruppo di Mario da ormai più di 10 anni. Rinnovare la fiducia a questo gruppo non è stato difficile, in quanto raramente in questi anni di legislatura mi sono trovato in disaccordo con la nostra linea di pensiero. In questa legislatura sono stato presidente della prima commissione competente su bilancio e regolamenti, con la quale, oltre ad aver svolto un lavoro importante di supporto al Consiglio Comunale, abbiamo rivisitato numerosi regolamenti, aggiornandoli e rendendoli più snelli. Non ultimo il regolamento del Consiglio Comunale, in cui abbiamo sostituito le notifiche tramite messo con più moderni e più ameni, che permettono un risparmio di tempo, di risorse umane e di economia. In quest'ultimo frangente di legislatura ho ricevuto la delega del assessore ai lavori pubblici e, visto il breve tempo a disposizione, ho deciso di concentrarmi su pochi punti. Mario mi ha già bruciato la metà, e questi erano i lavori di sistema del capitolo, proprio iniziati appena ho ricevuto la delega. I cantieri occupazionali, uno è in corso, stiamo sistemando diversi marciapiedi di via di San Matteo che erano lasciate, diciamo, dimenticate da parecchio tempo. Ho portato avanti un programma di sistemazione delle strade iniziato precedentemente, con asfaltando ulteriori 15 vie e l'adeguamento dei punti spot. I lavori sono in corso, prevedono appunto la realizzazione, cioè la sistemazione del campo polivalente contiguo al palazzetto dello sport, del campo di calcio a 5 con un nuovo manto sintetico e dei due campi da tennis. E l'impresa, appunto, come ha detto Mario, pensa di consegnarci i lavori a fine mese. Infine, dopo 3 anni di iter burocratico e la richiesta di 11 autorizzazioni, a breve iniziano anche i lavori di illuminazione del canale con boe luminose, che permetteranno la navigabilità notturna del canale e l'accesso al porto, al porticciolo turistico, anche nelle ore notturne. Poi mi ha bruciato anche la critica, Mario, perché è l'unica critica che sento in questi giorni, è tutti i lavori in campagna elettorale, non sapendo che senza un profondo impegno durante tutta la legislatura non avremmo raccolto nessun frutto. E poi, come sanno bene gli studenti, in prossimità dell'esame uno si impegna di più. Le lezioni sono il nostro esame. Per questo vi chiedo di farci passare l'esame come vostro voto e di promuoverlo. I believe.